E il calcio che arriva secondo o terzo, che avete fatto 1-1. I grandi non piangono mai, devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io riservo non è mai proporzionale al numero di lacrime che ho perso. Un giro di telefonate e sms su WhatsApp per organizzare il torneo dedicato a Ferruccio Carcea, il nostro giovane concittadino che il cielo ha preso con sé. L'impegno del fratello Giuseppe ha messo in piedi un trofeo a lui dedicato, con diverse squadre che a suon di gol e impegno si sono sfidate per alzare proprio verso il cielo l'ambita coppa, nel ricordo di chi non c'è più ma che difficilmente verrà dimenticato. La competizione si è svolta tra tanti ragazzi di Crotone presso la struttura sportiva Big Sport di Mimmo Martino e Mimmo Sibilla, accogliendo tanti ragazzi, diverse voci e volti nella sera di lunedì 23 agosto in un convivio di socialità. Ho voluto ringraziare grazie a questo torneo in quale tutti i miei amici hanno voluto partecipare. Quanti siete questa sera? Siamo più di 30 persone, solo che vogliono giocare. Quanto amate il calcio tuo fratello Ferruccio? Tanto. Tantissimo. E i ragazzi della tua età che sono qui per ricordare tuo fratello, cosa vuoi dire? Voglio ringraziare tutti che hanno voluto partecipare a questo torneo, in particolare anche Mimmo Martino per aver dato la disponibilità del campo. Ci siamo organizzati perché è il fratello del nostro compagno di squadra, più di 30 persone, ci divertiamo. Il capitano Pettinato come si è preparato per la sua squadra? Siamo preparati bene. Cosa vuoi dire ai tuoi compagni di squadra? Li vuoi presentare? Alex Omoto. C'è Alex? Sinopoli. Poi due? Stefano Astore, Orlando Gerace, Giuseppe Sinopoli e K. K. Abbiamo fatto questa squadra per onorare il fratello di Giuseppe e facciamo questo torneo in onore di suo fratello Ferruccio. Come si onora questo torneo? Giocando a pallone, ci divertiamo. Vuoi presentare i tuoi compagni di squadra? Sì. Allora, lui è Francesco Scarriglio, poi c'è lui, Ernesto Nebbioso, Matteo Scandale, Guido Marino e Manuel Lurrico. Matteo Scandale del Crescendo? Sì, il portiere. Volete, come si chiama la vostra squadra? Noi si chiama Scida, Scida si chiama la nostra squadra. Vuoi presentare i tuoi compagni di squadra? Allora, lui si chiama Mario Condemi, lui si chiama Giuseppe, lui si chiama Alfredo, poi c'è Dionigi e Leopoldo Scida. Quindi un applauso. Forza Scida! Forza Scida! Qual è la bellezza della tua età? La bellezza della mia età? È una bellissima età questa. È un'età da vivere. E vi fa onore essere qui per ricordare proprio Ferruccio? Sì, è un grandissimo onore, siamo qui per vincere per lui. Quindi conosci anche Giuseppe il fratello? Sì, sono un grandissimo amico, ci siamo cresciuti insieme, abbiamo sempre giocato insieme. Cioè, lui, Antonio Riga. Io Antonio Riga. Lui, Carlo Talotta. Giuseppe Guglielmo. Come il caffè. Sì, come il caffè. E lui Alessandro Migale. Partita dopo partita il trofeo è stato vinto dalla Big Sport del capitano Francesco Pettinato, che ha battuto in una finale avvincente l'Academy. Stasera abbiamo organizzato un torneo in memoria di mio cugino Ferruccio e quindi diamo tutto questo a nome suo. Qual è il ricordo più bello che conservi di Ferruccio? Sono tanti i momenti. Il ricordo più importante è quando il Crotone è andato in Serie A e ci siamo scambiati un braccialetto. Poi una targa alla famiglia Carcea è stata consegnata a Giuseppe. Come è andata? È andata bene. Un bomber, Roberto. Sì. È stata una bella partita, sofferta, però siamo riusciti a vincere.